Buongiorno ragazzi, benvenuti sul mio canale Let's Talk About. Oggi volevo fare una recensione su uno dei profumi che ho utilizzato maggiormente in questo inverno. Stiamo parlando del mitico Flower Bomb by Victor & Rolf. In Italia non è tanto conosciuto, anzi è conosciuto dai nasi un pochino più raffinati, in quanto è un profumo commerciale sì, ma può essere tranquillamente inserito nella categoria di profumi di nicchia, in quanto è un profumo davvero molto particolare. Nasce nel 2005, appartiene alla categoria orientale floreale ed è un profumo davvero molto impegnativo. Infatti c'è chi lo odia, c'è chi lo ama, deve piacere insomma, proprio gusto personale qui. Dobbiamo riconoscergli ovviamente un premio al Fifi Awards come Best National Advertising Campaign nel 2006. Nato, ha spopolato ed era il profumo più venduto sul mercato. Ovviamente in Italia le cose arrivano sempre dopo, prima in Europa e poi è arrivato anche da noi. Io questa confezione qui in particolare è la confezione più piccola da 25 ml, l'ho acquistata a Champs-Élysées a Parigi, anche perché qui in realtà si trova veramente poco, forse solo da Sephora lo si può prendere. Allora, le note di testa sono bergamotto, tè e osmanto, sono delle note pungenti, in apertura è proprio boom! Un'esplosione olfattiva in tutti i sensi. Ve lo garantisco, se voi acquisterete questo profumo, sappiate che non è un profumo semplice, nel senso che la scia è inimmaginabile, la persistenza altrettanto, ed è un profumo che effettivamente rispecchia il suo nominativo, ovvero Flower Bomb, una bomba fiorita allucinante. Le note di cuore invece sono gelsomino, fiori d'arancio africano, la fresia, la rosa e l'orchidea, che dà quella sensazione di sensuale in questo profumo che pochi profumi hanno. Come note di fondo abbiamo solo due note, ovvero il muschio animale e il patchouli. Praticamente una volta che voi spruzzate questo profumo sulla vostra pelle avrete veramente la sensazione di non capire più niente, nel senso che ha una evoluzione stratosferica questo profumo, non si calma mai. All'inizio può sembrare speziato, molto profondo e molto raffinato. Una volta che poi voi avete sulla pelle questo profumo, fate passare circa 40 minuti ed evolverà da speziato caldo a zuccherato caramellato. Sembra quasi una pralina di cioccolato, tanto è calda, quindi devono piacere i profumi gourmand in questo caso. Abbiamo delle note molto caramellate. Però devo dire che è uno dei profumi più sensuali che io abbia sentito mai. Nasce proprio come arma seduttiva per noi donne. Ci vanno un pochino a sostituire in qualche modo i nostri feromoni con questo Flower Bomb, che nasce appunto come arma seduttiva, come vi dicevo. Il voto della sua persistenza io do facilissimamente un 10 su 10. Il voto Sillage invece do un 9 su 10 perché è molto pungente. Si percepisce molto facilmente questo profumo. Però nello stesso tempo non c'è quella, non so che vi dà il 10 su 10. Questo profumo ovviamente lo consiglio nelle stagioni più fredde, perché è un profumo che vi avvolge, che ha capacità di creare un'aura intorno a voi, che d'estate può essere un pochino fastidiosa. Ovviamente questo è soggettivo. Comunque Flower Bomb by Victor & Rolf è uno dei profumi che ha veramente rivoluzionato la profumeria commerciale. E quando lo indosserete vi sentirete sicuramente sicure di voi, abbracciate da un aroma che vi farà sentire al sicuro e soprattutto molto sexy. Allora, partiamo dalla mini size, ovvero dal 20 ml che costa 39 euro. Poi abbiamo il 30 ml, viene già 60 euro. Il 50 ml costa 85 euro. Ed infine il 100 ml, quello che conviene di più come sempre, è da 109 euro. Il video è terminato. Andate in profumeria assolutamente a sentire questa meraviglia e questa esplosione floreale di Flower Bomb by Victor & Rolf. E se non lo trovate qua, fatevi portare dai vostri fidanzati a Parigi, perché è sempre un'ottima occasione per vedere Parigi. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like. Se volete, anzi, fatelo, iscrivetevi al mio canale. Se volete sempre essere aggiornati, cliccate sulla campanella in modo da essere sempre avvisati quando esce il mio video. Al prossimo video e let's talk about. Un bacio!